Ho deciso di tenervi in compagnia stasera per il video in chiaroscuro. Cioè, domenica e lunedì si vota. Si vota. Sulle regionali mi sono già espresso. Così come sul referendum mi sono già espresso. Anche se, tastando il polso un po' di opinione pubblica, forse devo ammettere di avere un po' sovrastimato la vittoria del sì. Io continuo a ripetere che vincerà largamente, però io avevo dato un 70% che avevo dato. Non sarà 70, sarà 65, 60, ma sempre favorito sì, per le ragioni che ho già illustrato, non mi sto a ripetere. Oggi invece, io in genere me la piglio sempre con gli elettori, oggi invece me la piglio con i legislatori di questi referendum confermativi sulla modifica costituzionale. Le ultime due riforme costituzionali erano riforme fatte ad minchiam, ok? A capocchia. Diciamo che le ultime riforme costituzionali sono state un po' fatte a capocchia. Quella meno peggio, diciamo che era quella del governo Berlusconi, anche quella bocciata al referendum confermativo nel 2006, quella che introduceva la devolution, cioè che dava più competenze alle regioni, che altro non era che un completamento della riforma del centro-sinistra nel 2001, l'unica riforma costituzionale dove effettivamente non si è fatto il referendum confermativo per un semplice motivo, perché andava bene a tutti. Andava bene alla Lega, quella sì, la Lega egoista che rompeva i coglioni ai meridionali, ancora per poco. Era la Lega di Bossi che intascava la competenza regionale della sanità e non so che altro. E quella del centro andava bene al centro-sinistra che riusciva a mantenere le sue clientele a livello locale e regionale. Che è un po', diciamo, la riforma che ha sfasciato definitivamente i conti pubblici italiani, che li ha mandati definitivamente fuori controllo. Perché nella sanità, come dissi nell'ultimo video, si sono chiusi gli ospedali e si sono assunti i portantini. Più che portantini, portavoti. Questo sia chiaro, eh. Questo è accaduto in molte regioni, è inutile negarlo. La Lombardia è accaduto ovunque, anche in Lombardia, in Veneto, solo che lì il sistema bene o male regge, come regge la sanità toscana, diciamo. Lì regge perché c'è una sanità privata forte in Lombardia. Lì bene o male ancora regge, ci sono poli di eccellenza, nonostante le minchiate che hanno detto in questi mesi, ma qui voglio parlare di riforme. Allora, io come è noto voterò no e spiego perché, ancora una volta. Perché è una presa per il culo. Tagliamo questi parlamentari. Esaudiamo la nostra sete di vendetta contro la casta e dopo. E dopo si dice è una questione etica, si dice perché il popolo ha fatto sacrifici, ora devono farli anche i politici. Bene, benissimo. Quindi se noi tagliamo gli stipendi e tagliamo le poltrone, questi da domani sono autorizzati a dimezzarci gli stipendi, le pensioni, e non possiamo più dire nulla, perché quello è il senso di quello che andate dicendo. E va bene.
Come vedete, io argomento il perché non voto. Perché è una riforma inutile, non serve a un cazzo. Serve solo a mantenere in vita, a non staccare definitivamente la spina al Movimento 5 Stelle. Serve solo a quello, questa questione del taglio dei parlamentari. E non escludo che tra i senatori che hanno firmato per questo referendum ci siano gli stessi 5 Stelle. Perché immaginate se le firme non venivano raccolte, di che cazzo avrebbero dovuto parlare ora i grillini? Che tutto il resto si sono rimangiati tutto. Tutto! Tutto! I due mandati, l'alleanza col PD, le posizioni sull'Europa. Gli era rimasto solo il totem del taglio dei parlamentari. Mettiamo che vinca il sì. Per me è un'accelerazione verso la morte. Cioè, io ora pensandoci, l'unica possibilità che i 5 Stelle rimangano vivi è proprio che vinca il no. Perché solo allora possono inveire contro la casta maledetta. Ma se dovesse vincere il sì, il Movimento 5 Stelle ha cessato di esistere all'istante. E vabbè. Molti voteranno no, anche chi ha votato sì in Parlamento. Vedi PD, Italia Viva. Ah, Italia Viva, a proposito. C'è qualcuno tipo quelli di Renzi, di Italia Viva, che vanno in giro con questo atteggiamento del tipo come quando faccio i video, e di questo atteggiamento ve l'avevo detto. I renziani, se fosse passata la riforma del 2016, no, la riforma del 2016 faceva cagare come questa. Chiaro? C'era anche lì la riduzione dei parlamentari, ma c'era un Senato praticamente distrutto. Il Senato è sin dall'antica Roma il luogo dei saggi. Ecco, per come era concepita la riforma di Renzi, con i senatori regionali, paradossalmente poteva diventare, far parte della Camera Alta, della Camera Anziana, della Camera dei Lord, come in Inghilterra, per fare un parallelo con l'Inghilterra, i diciottenni. Perché, signori, un diciottenne può essere eletto al Consiglio regionale. E paradossalmente avremmo avuto de deputati. La Camera dei Deputati con limite di età, con un'età minima di 25 anni, e i senatori da senes anziano con un'età minima di 18 anni. Ma questo è niente, da questo si va a capire che anche quella riforma era scritta ad minchiam, che ne dicano gli anziani. Ma poi c'è anche un altro discorso. Perché c'è la doppia lettura della Camera al Senato? Perché è la nostra tradizione giuridica che c'è il primo grado, l'appello e eventualmente la Cassazione. Ecco, il funzionamento del processo legislativo a noi è identico. Una legge viene approvata alla Camera o al Senato e viceversa. Passa al Senato. Se il Senato l'approva così com'è, la legge va in gazzetta. Se il Senato apporta delle modifiche, c'è un ulteriore passaggio alla Camera. Io, se proprio riforma, se vogliamo proprio superare il bicameralismo perfetto, io avrei fatto questo. Io avrei fatto questo. La legge viene presentata alla Camera. Ok? Va al Senato, che funge come appello, che vede se c'è qualche modifica da apportare, la rimanda alla Camera, perché il Senato deve essere la Camera dei saggi, che corregge gli errori della Camera. Se
Se invece al Senato, se invece la legge va bene anche al Senato, passa alla Cassazione, che ne vaglia solo l'iter di legittimità, dove per Cassazione si intende il Presidente della Repubblica, che svolge il compito della Cassazione, che non è una corte di merito, ma una corte di legittimità, che controlla se tutti i procedimenti sono andati a posto. Ecco. Un passaggio. È così. Così la Camera evita di fare leggi ad minchiam, il Senato vigila sull'attività della Camera, magari snellendo il processo, questo sì, e il Presidente, e poi va al Presidente che è la firma finale. Questo sarebbe dovuto l'iter, il superamento ideale del bicameralismo perfetto, perché da sempre il Senato è la Camera alta, la Camera dei saggi, e per come l'aveva concepita Renzi. Ripeto, paradossalmente, si poteva diventare deputati a 25 anni e senatori a 18. Cioè, questa è una riforma scritta coi piedi che io votai no anche l'altra volta. Quindi è inutile che i renziani fanno tanto i ve l'avevo detto, perché non è così. Perché se questa è una riforma a cazzo, una riforma spot, quell'altra forse era anche peggio. È una riforma scritta a cazzo che aveva tante di quelle falle. Tanti di quei vulnus che veramente se fosse passata sarebbe stato un disastro. Questo è ciò che penso io. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e ciao e buonanotte.